La partita l'abbiamo preparata in settimana, un po' sapendo già com'era il campetto qua, che è molto duro a far scivolare la palla. In settimana abbiamo lavorato su questo movimento di palla, comunque alla fine è riuscita la partita come noi volevamo. Poi del resto stiamo lavorando bene le ultime 2 settimane, cerchiamo di continuare a lavorare così. La squadra crede in questa società, che si sta impegnando anche con loro a mantenere i loro impegni e andare avanti. Lavoriamo e poi vediamo che succede. Noi lottiamo per la salvezza, poi pian piano vediamo domenico per domenico come si va avanti. L'ultima cosa è stata una vittoria importante, a maggior ragione con l'assenza di Nenè. Sì, Nenè è fondamentale il nostro gioco. È andata anche questa bene, perché senza Nenè abbiamo fatto una bella prestazione. Comunque, grazie ai ragazzi che si sono impegnati tanti in settimana e è arrivato questo risultato. Non è Cristifero Cicciano, come hai detto tu, mancavano 2 elementi che sono fra il più in forma attualmente. È subentrato un nervosismo, direi, inspiegabile. Cioè, non c'era né modo né motivo di innervosirsi. Cioè, sono partite che bisogna giocare calma, mettercela tutta, incoraggiarci e vedere se la vinciamo. Invece no, è successo l'incontrario. Come al solito ci siamo innervositi. Io voglio andare fino in fondo a vedere questo nervosismo da che cosa scaturisce e prendere delle decisioni. Il portiere mi fa la differenza e lo sanno tutti, è uno dei migliori portieri che sta nel girone, però anche i giocatori sono giocatori, devono giocare e non devono essere discriminati da lui. Cioè, invece di incoraggiarli e di... no, invece tu così me li butti a terra, a questo punto preferisci commettere un portiere non alla tua altezza, però che stia zitto e che faccia giocare tutti nel miglior modo possibile. Le partite si perdono, ma nella vita si vince anche in un altro modo. Queste sono lezioni che devono avere e in futuro devono farne tesoro e forse miglioreranno e cresceranno. Infante, fargli capire alcune cose che lui è bravissimo come portiere. Secondo me, se non è il migliore, è uno dei migliori portieri del girone, quindi nessuno lo mette in dubbio. E no, in essere un numero uno, devi essere un numero uno in tutto, cioè non solo fra i pali.